Siamo alla vigilia di una gara importante, che potrebbe valere, i playoff. Quindi, come vi siete preparati per questa gara? Come ha visto la squadra, soprattutto da un punto di vista della concentrazione, da un punto di vista psicologico? Intanto chiedo scusa del leggero ritardo che ho portato. È una partita importante. La squadra l'ho vista bene come l'ho vista bene la settimana scorsa, come la vedo bene. Non abbiamo mai sbagliato qualche settimana di lavoro o non ricordo allenamenti brutti o sbagliati. Quindi da quel punto di vista abbiamo sempre lavorato al massimo. Ci siamo preparati, sappiamo che partita ci aspetta e niente, sappiamo che tipo di squadra sono loro, sappiamo che tipo di partita sarà, sappiamo quanto contano le motivazioni perché troveremo una squadra, credo, che verrà qui a giocare col coltello tra i denti e non resta che giocare questa partita. Mister Buongiorno, ci descrivi nel dettaglio il Bisceglie? Allora, 4-4-2 come modulo, ultimamente fanno quel modulo là, una squadra secondo me molto molto organizzata, con dei principi di gioco ben definiti che difendono bene quando devono difendere perché sono molto organizzati e poi sono bravi nella fase offensiva perché hanno due esterni come Mansour e Sartore che sono due giocatori che secondo me stanno facendo molto bene. E poi due attaccanti, Makota è un giocatore importante per la categoria perché oltre ad essere veloce e attaccare bene alla profondità è un giocatore che lotta e che porta tanto carattere alla squadra. E Rocco, che è un giocatore che secondo me è molto interessante come giocatore. Quindi è quel tipo di squadra, è una squadra che gioca bene sia in fase offensiva ma anche in fase di ripartenza. È una squadra motivata perché loro lottano per la salvezza e quindi io credo che saranno avvelenati dal punto di vista mentale e questa è la squadra che ci troveremo contro. Buongiorno mister. Buongiorno, Jacopo. In questa settimana lungo, ma non solo lui, insomma, ha dato il senso di questa partita che è determinante, nel senso è quasi una partita della vita e almeno così è stata definita da qualcuno dei ragazzi. Ecco. Pensi anche tu che questa, insomma, sia la partita della vita o che ci siano altre due possibilità per non farla essere la partita della vita e magari togliere un po' di pressione a questa gara dove giustamente dicevi tu, loro arriveranno comunque con obiettivi decisamente diversi e molto più impellenti. Ma è una partita importante, non so se è la partita della vita, non la definirei così, perché poi avremmo altre opportunità. Certo che se vogliamo centrare l'obiettivo dei playoff è un'opportunità grande più che la partita della vita. Ma da quel punto di vista, oppressione o meno, non sono spaventato, perché comunque la nostra squadra, secondo me, a parte alcune prestazioni, ha sempre cercato di dare il massimo. Poi abbiamo in alcune partite, soprattutto in certi tipi di partite, abbiamo palesato delle difficoltà che non siamo riusciti ad ovviare durante l'arco del campionato e quindi mi fermerei al discorso tecnico, non al fatto di aver pressione o meno, perché comunque sono ragazzi a posto, sono ragazzi che hanno sempre dato tutto e domani è una partita che tecnicamente potrebbe essere una partita alla nostra portata. Perché comunque loro è una squadra sì che si difende, ma è anche una squadra che ha negli esterni ha degli esterni offensivi, gioca in un modulo che non è prettamente tendente a chiudersi, e quindi dovremmo sfruttare questa partita, a prescindere dalla pressione che dovremmo avere o che non potremmo non avere, quello che cambia poco, insomma. Buongiorno, Mister, buongiorno. Gaetano. Voglio chiederti se la partita con il Bisceglie può essere la gara di un rilancio per Carlo Ilari, un po' come hai fatto con Mungo domenica scorsa, cioè riproporlo tra i titolari dopo due panchine di fila. Sì, potrebbe essere la partita, sì, potrebbe essere, perché comunque, ma non perché Carlo, ho fatto una scelta tecnica, perché con la partita con la Turris avevo bisogno di altre caratteristiche e poi a cava dei terreni stessa cosa. E quindi io l'ho visto bene in settimana, è una partita che può far bene lui, quindi sì, assolutamente sì. Mister, buongiorno. Chi non sarà tra
tra i convocati. E se ti inventi qualcosa di diverso rispetto a quello che è stato un po' lo standard di un campionato da parte della tua squadra? Allora, saranno indisponibili Viero, Lasic, Diakité, oltre i Lungo, De Genti, Di Matteo e Minelli. Provavo a chiederti se tatticamente proverai a leggere la partita in una maniera diversa dai Teramo cui siamo stati abituati tatticamente in campo. Cioè, cambierai qualcosa tatticamente? Tatticamente, se ti riferisci al sistema di gioco, non lo so, domenica siamo passati 3-5-2, poi ho cambiato dopo un tempo perché eravamo molto statici, non ci siamo ritrovati, anche se poi non è stato quello il problema di Cava dei Tirreni. Per quanto riguarda i principi di gioco, sono quelli. Cercheremo di far quel tipo di partita. Abbiamo visto loro che tipo di partita potrebbero fare e quindi abbiamo cercato delle soluzioni diverse, soprattutto per cercare di capire come affrontare una squadra se si dovessero chiudere totalmente in difesa, e quindi abbiamo cercato di trovare delle soluzioni diverse, ma fondamentalmente i principi sono quelli: grande aggressività, cercheremo di essere organizzati nella fase di non possesso e basta. Poi quello che conta è competere, cercare di essere il miglior Teramo che possiamo essere. Ciao mister, buongiorno. Ciao. L'assenza di Lasic quindi vuol dire un altro colpo importante alla difesa, perché mancheranno anche Tentardini e anche Diakité, per capire un po' che problema ha avuto in settimana e come sta Bieligea anche. Allora, Richard ha avuto il solito problema al flessore, quel problema che se lo porta avanti oramai da due stagioni, quindi è sempre la solita situazione. Bieligea è disponibile, ha fatto una settimana in ripresa e quindi l'abbiamo convocato perché è disponibile per la partita di domani. E per uno a cui non piace molto cambiare la difesa, sei preoccupato per questi cambiamenti obbligati? Allora, perché non l'ho visto come un problema questo, ma l'ho visto come una sfida. Ad inizio settimana cerco di prendere tutto come una sfida, non è una maledizione, non è un problema. Cerco di cambiare la prospettiva in queste situazioni, quindi cosa abbiamo fatto di diverso? Ogni giorno abbiamo lavorato con i quattro ragazzi che giocheranno domani mezz'ora, 45 minuti in più rispetto al normale, quindi ogni giorno si è lavorato con quella linea per cercare di renderli pronti. Ecco il cambio di prospettiva, è una sfida, cerchiamo io come allenatore di vincere la sfida, di avere una difesa diversa, e noi come squadra di riuscire a sopperire a queste mancanze. Quindi non è una maledizione, ma è un qualcosa su cui noi potremmo far vedere che siamo bravi. Ecco mister, restando alla formazione, le chiedo se Soprano potrebbe essere pronto dal primo minuto nel cuore della difesa, e come cercare di sorprendere il Bisceglie. Soprano è disponibile e ha ripreso totalmente gli allenamenti con la squadra. Come si può sorprendere il Bisceglie? Beh, l'abbiamo preparato, cerchiamo di sorprenderli, sappiamo le loro caratteristiche, sappiamo dove potrebbero essere vulnerabili. Quello che conta, secondo me, è riuscire ad essere il miglior Teramo, come ho detto prima, ma singolarmente nelle prestazioni, cercare di che ogni giocatore riesca a dare il meglio domani, perché se si è così, noi la partita la potremmo vincere. Parlo di prestazioni perché è lì la chiave. Quando iniziano un giocatore, due o più giocatori a non performare, lì è un problema per tutta la squadra. Quindi più che strategicamente come affrontarla, perché l'abbiamo preparata in una certa maniera, ti posso dire che quello che conterà è che chi gioca dovrà essere al 100% dal punto di vista competitivo, cioè avere quella capacità di competere al massimo delle proprie potenzialità. E questo campo, giocare in casa, aumenta la nostra capacità. La nostra storia dice che
in alcune partite, in alcuni campi, non si è stati capaci di competere, e quindi il fatto di giocare in casa comunque per noi è un fattore importante. L'assenza di Lasic, magari non so se avesse giocato, però il considerato anche che manca l'altro esterno di difesa, ti comporta qualche problema in più? Ripeto, sì, il discorso è che non è per, io non lo vedo come un problema, lo vedo come una sfida, come qualcosa che dobbiamo risolvere, io in primis come allenatore, però non credo che si risolva, che si risolve con le parole, dai ragazzi, forza, mi raccomando, no, si risolve col lavoro. Questa settimana abbiamo aumentato gli allenamenti di 45 minuti per cercare di vincerla questa sfida e rimanere positivi. Mister, quindi allora, se io ti dico che giocheranno Trasciani, Piacentini, Soprano e Vitturini, quanti ne ho sbagliati? Secondo me pochi. No, non so come risponderti per mantenere il dubbio. Forse con le percentuali ti posso rispondere, cioè hai indovinato per il 70%. 70. Mister, voglio chiederti, in settimana Kire Mateng, nel dare un po' una, diciamo, una chiave di lettura alla partita con il Bisceglie, ha detto importante sarà in primis non prendere gol dal Bisceglie, perché così eventualmente la gara diventerebbe ancora più difficile per noi. Sei d'accordo con questa tesi? Sono d'accordo, certo, sono d'accordo, assolutamente d'accordo. Le difficoltà che abbiamo incontrato contro quel tipo di squadre, e sono state 6-7 partite che hanno un po' condizionato la classifica, sono difficoltà di quel genere, quando incontriamo squadre che non ci fanno giocare, perché tendenzialmente noi siamo una squadra che prova a giocare. Io almeno come esercitazione, o come quello che chiedo ai ragazzi quotidianamente, è che la vittoria deve passare attraverso il gioco. Quelle partite là dove noi non siamo riusciti a giocare abbiamo avuto delle difficoltà. Poi in tutte queste partite prendere un gol è stato sinonimo di perdere la partita, e quindi sarebbe importante non prendere gol, certo. Poi però bisogna aprire una piccola parentesi, e io in questo cerco di essere maturo ed elastico il più possibile, nel senso che le partite quando non le puoi vincere col gioco non significa che le devi perdere, uno, e significa che le puoi vincere con cosa? Col carattere. Caratterialmente poi devi provare a far qualcosa quando le partite non riesci a giocare, quando trovi quel tipo di squadre, per ovviare a quelle difficoltà, a quei limiti che la squadra ha palesato. Il discorso è che noi siamo una squadra molto giovane. Domenica, per esempio, a Cava dei Tirreni siamo partiti con 5 under in campo, e quindi a volte anche quel lato lì del carattere per una squadra come la nostra non è facilissimo da riconoscere all'interno del campo. E per questo, in queste difficoltà che incontriamo, mettere il marchio al campionato, fare ancora una vittoria, sarebbe per me qualcosa di straordinario, qualcosa di importantissimo. Nonostante che noi come squadra abbiamo alzato moltissimo le aspettative, ultimamente ci sono meno risultati, è tutto vero. Però basta una vittoria per mettere un marchio che secondo me è, e non lo dico perché lo penso realmente, viste tutte le difficoltà che abbiamo avuto, sarebbe un qualcosa per me di straordinario. Mister, provo ad alzare il 70% di Jacopo o addirittura ad abbassarlo. È da escludere il ritorno da esterno basso di Costa Ferreira in questa gara? Sì, sì, è da escludere, perché tutte le volte noi abbiamo purtroppo giocato 4 partite senza Costa davanti e le difficoltà nella fase offensiva sono aumentate. Quindi pensare al nostro attacco senza Pedro è abbastanza complesso. Birlighea può giocare dall'inizio? Ha fatto una settimana tipica. Ha fatto una settimana tipica perché non si è allenato regolarmente, però oggi stava bene, quindi lo valutiamo, però non ha fatto una settimana normale. Provo ad alzare o abbassare il 70%, non so, ipotizzando una soluzione fantasiosa di... No, però, un attimo, tutti provare a abbassare, tutti abbassare.
Vabbè, se il 70 ha detto 70, ma è se c'è. Ma un K terzino sinistro? Potrebbe essere una soluzione. Domenica ha giocato da quinto, però l'ho fatto giocare, abbiamo cambiato modulo perché avevo un po' così, Riccardo è un attaccante, quindi avevo un po' dei timori che potesse fare il quarto basso. Però poi cambiando modulo non ci siamo trovati e quindi per forza dobbiamo ripassare a quattro, quindi potrebbe essere una soluzione Riccardo dietro.